Siamo con Valentina De Luca di Spin Vector. Valentina, ma non sei troppo grande per giocare? Non si è mai troppo grandi per giocare e mai troppo grandi per divertirsi. Che cos'è questo aggeggio? Allora, questo è un nuovo prodotto che ha lanciato Samsung in collaborazione con Oculus ed è il Gear VR, quindi un dispositivo per la realtà virtuale. In effetti, anche se sembra una cosa veramente super tecnologica, non è altro che uno chassis al cui interno c'è un cellulare, uno smartphone. Quindi qui dentro c'è un cellulare? C'è un cellulare, sì, assolutamente sì. Cosa ti permette di fare? Di vedere la realtà aumentata? Questo ti permette di vedere la realtà virtuale, perché per aumentata in effetti si intende il perfetto connubio, il perfetto mix tra reale e virtuale, per cui qui all'interno è possibile solamente vedere dei contenuti in realtà virtuale. Senti, Spin Vector è una realtà importante che sta sviluppando progetti ad alto contenuto di innovazione tecnologica. Assolutamente sì, ci fa piacere essere qui oggi perché diciamo apportare il nostro supporto all'evento, anche perché noi nasciamo un po' da diciamo queste esperienze. Sono più di 10 anni che siamo leader a livello mondiale per quanto riguarda lo sviluppo di videogame. In effetti siamo l'azienda italiana più premiata al mondo per quanto riguarda i videogiochi. E per cui partendo dai videogiochi, applicando questa passione, il know-how e la tecnologia propria dei videogiochi, quindi anche un po' l'approccio ludico, se vogliamo, la gamification, che adesso è un termine che va molto di moda, ci siamo poi spostati nell'ambito degli ambienti immersivi, della realtà virtuale e anche della realtà aumentata, quindi di quella di cui parlavamo prima. Questo è un prodottino diciamo molto semplice, quello su cui in effetti stiamo lavorando noi, che ancora però adesso a livello prototipale, è Oculus Rift, che è ancora un SDK, per cui è un prototipo su cui noi stiamo facendo diciamo delle implementazioni per fare in modo che da realtà virtuale possa diventare realtà aumentata, per cui indossando questi visori tu sei completamente circondato da un nuovo mondo che è virtuale, ma non perdi assolutamente il contatto con le tue mani, il corpo e con le persone che sono con te in quel momento. Per cui gli ambiti di applicazione, voglio dire, sono enormi, si va dall'ambito della simulazione a quello del training, pensiamo per esempio a forze armate, corpi speciali che si devono addestrare, possono farlo tranquillamente con questo genere di visore, no? Ma anche alla fruizione di un sito museale, per esempio? Assolutamente sì, questi sono appunto l'ambito entertainment, l'ambito museale, archeologico, sono ovviamente quelli per adesso più battuti, no? Per cui possiamo anche immaginare, per dire, di vedere la Nike così com'era, no? Con le braccia, per dire, si possono fare delle ricostruzioni perfette, ci si può mettere il visore e visitare in maniera virtuale un museo che non si ha la possibilità di andare a vedere, si potrebbe andare al Louvre, per dire, fare una visita al museo del Louvre. Senti, qual è l'età media dei dipendenti di Spin Vector? Allora, siamo un gruppo abbastanza giovane, o comunque di quelli che sono stati recentemente giovani, siamo sulla trentina, sì. L'età media è 30 anni più o meno. Quindi l'età giusta per progettare qualcosa di importante? Assolutamente sì, partendo dalla passione dei videogiochi per nuovi ambienti. Un'ultima cosa, Valentina, siamo qui al centro commerciale Campania. È un abbinamento apparentemente strano, un centro commerciale e l'innovazione tecnologica. È secondo me il modo migliore per far conoscere a tutti quali possono essere degli sviluppi, cioè anche prima gli smartphone sembravano una cosa così lontana, adesso tirar fuori il proprio iPhone o il Samsung è una cosa di tutti i giorni. Speriamo che anche questo, i visori, diventino una realtà di tutti i giorni, per cui ben venga venire qui. Tra le altre cose mi accorgo, secondo la mia esperienza, che i giovanissimi, i ragazzini, gli adolescenti sono quelli che assolutamente già conoscono la realtà virtuale, Oculus e i visori in generale, per cui ci fa piacere essere qui. Grazie e complimenti. Grazie, arrivederci.